Ha facoltà di intervenire il senatore Arrigoni. Sì, grazie Presidente, colleghi, sottosegretario Gozzi. Stiamo trattando in seconda lettura un provvedimento scarno, ormai azzoppato, quando in una parte dell'Europa rischia di divampare un incendio. Sul referendum della Catalogna di domenica 1 ottobre abbiamo assistito a tante follie, ad una violenza inaudita da parte della Guardia Civile spagnola, ma anche a silenzi imbarazzanti di questa Europa senza autorevolezza. Non è possibile che nel 2017, nella civilissima Europa, ad una consultazione referendaria scorra del sangue per impedire alla gente di votare e di scegliere. Tutti abbiamo visto le immagini, militari in tenuta antisommossa che sfondano con la forza seggi elettorali, esercitano violenza su cittadine, donne, uomini e anziani, calpestandoli, usando manganelli e proiettili di gomma solo perché chiedevano di votare. Militari che hanno manganellato i bomberos catalani, i vigili del fuoco che facevano scudo dai cittadini scesi in piazza Barcellona, bomberos che sono diventati per quel gesto degli eroi. Violenze che in Spagna rischiano concretamente di riportare indietro l'orologio della storia di oltre 40 anni, quando vi era lì la dittatura franchista. È davvero inconcepibile che dopo quanto è successo il Parlamento europeo e la Commissione europea tacciano, minimizzano, che il Presidente Juncker e la stessa Merkel dicano con atteggiamento pilatesco che si tratta di un affare interno allo Stato spagnolo. Ed è davvero inquietante che in Italia ci sia stato qualcuno che ha esaltato il governo di Madrid, che ha liberato a randellate i seggi elettorali prendendosela con donne, anziani e bambini. Si conferma che questa non è l'Europa che sognavamo, che disattende persino il Trattato dell'Unione su cui si fonda, che all'articolo 2 afferma che l'Unione Europea si fonda sui valori del rispetto, certamente dello Stato di diritto, ma anche sui valori del rispetto della dignità umana, dei diritti umani, della libertà e della democrazia. In Catalogna libertà e democrazia sono stati invece violentati e nessuno ha aperto bocca. Nessuno ha garantito questi valori e ha censurato chi questi valori li ha calpestati. L'Europa ha dimostrato per l'ennesima volta la sua ipocrisia, così come ripetutamente Bruxelles lo sta dimostrando con le reiterate sanzioni contro la Russia perché Putin è considerato non è democratico, sanzioni che nuocciono enormemente anche alle nostre imprese. Vergognoso il silenzio su oltre 800 cittadini manganellati, mandati all'ospedale perché chiedevano il diritto di votare. La violenza non è mai la soluzione. Se vince la violenza, è morta la politica. Quello che si sta paventando in Francia, la più grave crisi del dopo Franco, dovrebbe preoccupare tutti, in primis le autorità europee, ma si sa, lì comandano solo i tecnocrati. Madrid ha deciso di mandare a Barcellona l'esercito per gli sviluppi che potrebbero esserci nelle prossime ore e nei prossimi minuti. Il governo spagnolo ha già iniziato a presidiare obiettivi strategici come l'aeroporto e gli uffici giudiziari. Rajoy ha detto che impedirà l'indipendenza. L'Unione Europea dovrebbe battere un colpo e invece poco o nulla. Domando, perché due pesi e due misure? Perché nel febbraio 2008, all'indomani della proclamazione dell'indipendenza unilaterale dalla Serbia da parte del Parlamento kosovaro, a Bruxelles è stato convocato subito un Consiglio dei Ministri degli Esteri della UE chiamato a prendere posizione su quella questione? L'obiettivo allora era quello di tentare di raggiungere un difficile compromesso tra le diverse posizioni in campo e ricordo che allora, nell'occasione, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna erano per il riconoscimento immediato dell'indipendenza del Kosovo. Dunque anche per la Catalogna sarebbe opportuno, sottosegretario Gozzi, anzi necessario, ricorrere, tra virgolette, alle armi della politica e della diplomazia per aiutare Madrid e Barcellona al dialogo e trovare un punto di caduta democratico.
Diversamente la situazione potrebbe veramente sfuggire di mano e deflagrare con un'escalation di disordine e violenza. Mi avvio alle conclusioni, tornando alla legge europea 2017. Mentre, ripeto, il governo europeo resta alla finestra rispetto ai gravi fatti della Catalogna. Non condividiamo questo assurdo metodo di normare e omologare il tutto, sopprimendo le specificità, peraltro introducendo cose gravissime, come la norma che a gamba tesa amplia il campo di applicazione dell'aggravante del negazionismo, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione, come ha detto bene la settimana scorsa la collega Erika Stefani in discussione generale. Basta introdurre nuove fattispecie di reati di opinione difficilmente dimostrabili. Questo è pericoloso. Gravissima poi la censura sul web. Inaccettabile dare la facoltà all'Agicom di accogliere l'istanza dell'autore per la tutela dei diritti. Un potere che potrà disporre la cancellazione dei contenuti dal web. Questa è una censura dalla rete. Attribuire all'Agicom, un'autorità amministrativa, il potere di sequestrare il web è allucinante. È esattamente il contrario di quello che prevedono le norme europee, cioè che la competenza deve essere dell'autorità giudiziaria. Sottosegretario Gozzi, ma la legge europea non dovrebbe dirimere le controversie con l'Europa? Qua stiamo invece ponendo le condizioni per una nuova procedura di infrazione. Alla Camera sistemi questa norma, ovviamente se questo procedimento ci arriva. Tutte queste cose non possono che portarci sempre più lontani da un'Europa che non è quella dei popoli, ma è sempre più quella delle banche e dei burocrati. Così non va bene, l'Europa deve essere assolutamente cambiata. È per questo motivo che il voto finale del gruppo della Lega Nord non potrà che essere di assoluta contrarietà su questo provvedimento. Grazie. Grazie.